accendo. Acceso? Sì. Ok. Bene. Cominciamo. Bimbi, buoni, su. Non mi fate urlare che poi mi sgolo. Come ho detto, prima che alcuni di voi arrivassero ho messo le date degli esami, quindi ora è tutto a posto. Ma non te le dico ora, rimarrai nell'incertezza. Ah, figurati se ti frego con così poco. Allora, oggi parliamo del maestro e Margherita, di cui probabilmente parleremo anche domani, anzi domani, seguendo la nostra buona tradizione, leggeremo qualche branetto in lingua originale. E mercoledì, visto che la nostra amica l'altro giorno ha avuto, mi sembra di aver capito, un certo successo e non ha parlato della televisione, ho pensato di rinvitarla. Quindi mercoledì di nuovo non ci sarà la mia lezione, io ci sarò, tornerà la Sara De Zolt che finirà di parlare di internet russa, ci parlerà di come è organizzato il settore televisivo, dopodiché potrete fare, quelli che verranno e che sono già stati anche l'altra volta, potranno fare le domande e insomma chiarire un po' le cose per le quali non c'è stato tempo mercoledì scorso, ok? Visto che mi era sembrato di vedere che chi c'era ha apprezzato molto cioè quello che ci ha raccontato la nostra amica. Ma noi oggi parleremo di letteratura, ossia del Maestro e Margherita, testo che suppongo qualcuno qui abbia pure letto o perlomeno sleggiucchiato. Chi lo ha letto o sleggiucchiato? Alzare le manine. Oh, bravo. Oh, così mi piacete, così mi piacete. Dire che non leggete soltanto Moccio. Allora, è un romanzo dalla stesura piuttosto lunga, fine anni 20, poi con una pausa tra i due decenni, nei primissimi anni, cioè proprio nel 29-30 c'è una pausa, anche perché Bulgakov spera di espatriare, scrive una lettera a Stalin dove scrive: compagno Stalin, qui io non riesco a mettere in scena i miei drammi, le cose che scrivo non vengono pubblicate, quindi chiedo di essere mandato all'estero. Stalin telefona a Bulgakov, che ci resta quasi secco quando sente rispondere al telefono Stalin, e Stalin gli dice: non si preoccupi, non deve perdersi l'animo, così vedrà che le daranno un lavoro. Dopodiché lo assumono come aiuto regista a teatro, non gli viene consentito di mettere in scena spettacoli lui, ma comunque lavora a teatro, fa diverse cose, lavora come attore, si esibisce come attore e riesce anche a pubblicare qualcosina. Nel frattempo prende corpo il nucleo di questo romanzo, che all'inizio era fondamentalmente un romanzo sugli eventi della settimana di Pasqua. Era ambientato a Gerusalemme, ma sarebbe improprio definirlo un romanzo su Gesù Cristo. Il centro della narrazione non era fin dall'inizio Cristo, era semmai, chi l'ha letto dovrebbe ricordarselo, chi era? Ponzio Pilato, era la figura di Pilato. Fin dall'inizio il centro di questo romanzo, che è molto complesso come struttura, all'inizio non lo è molto, ma poi si complica via via, è il tema della colpa, del senso di colpa, dell'aver potuto impedire un'ingiustizia e non averlo fatto, di aver potuto salvare un innocente
ma avere avuto paura. È un romanzo sulla responsabilità, sulla colpa. Ma all'inizio è comunque di struttura abbastanza semplice e lineare. Le cose si complicano all'inizio degli anni 30, quando Bulgakov decide di inserire una seconda linea narrativa autobiografica. All'inizio il titolo era Magia Nera, lo zoccolo dell'ingegnere, il titolo non aveva ancora l'elemento autobiografico del maestro. Il maestro è chiaramente lo stesso Bulgakov, o meglio, come Bulgakov si sarebbe voluto vedere, la storia di un artista che scrive un romanzo su Ponzio Pilato. E i due piani si intersecano continuamente. La storia di questo maestro e della sua fedele compagna Margherita e ciò che concretamente accade nel romanzo del maestro. Abbiamo quindi questi due piani, cioè il romanzo del maestro, scritto dal maestro, ambientato a Gerusalemme, e il romanzo sul maestro. Il primo romanzo, ossia quello del maestro, è molto più corto, in realtà è circa un ottavo del testo completo, e sette ottavi riguardano il romanzo sul maestro, ambientato nella Mosca contemporanea a Bulgakov. Si crea una sorta di loop fra questi due romanzi che non fluiscono completamente in modo parallelo, ma spesso si mescolano, interferiscono uno con l'altro, perché fino alla fine non si capisce se siano gli esseri divini o semidivini di cui parla la storia evangelica che ispirano il maestro a scrivere la loro storia, oppure se sia il maestro che, scrivendo quella storia, li chiama in vita, li evoca. Quali di questi due piani è primario rispetto all'altro? Non si capisce quale dei due piani abbia chiamato in vita l'altro. Inizialmente il romanzo era più rozzo rispetto alla redazione finale. C'erano anche scene scabrose, erotiche. Poi nell'ultima parte queste vengono un po' limitate. Tutto comincia. Tra l'altro, tenete presente che è un romanzo che ha esercitato, non è uscito ai tempi di Bulgakov, è uscito negli anni 60. Bulgakov muore subito prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il romanzo appare 25 anni dopo e tanto si crea questo strano meccanismo che molto spesso si innesca nella cultura russa del Novecento, quando un testo scritto in un'epoca rimane nascosto in quell'epoca e appare in un'epoca diversa, quindi assumendo un ruolo completamente diverso da quello che sarebbe stato pensato dall'autore. Questo romanzo su Pilato, sulla colpa, sulla espiazione, fin da subito colpisce i lettori, diventato di gran lunga l'opera letteraria del Novecento più popolare in Russia.
i luoghi di Mosca. Mosca è descritta, molti luoghi di Mosca sono descritti nei minimi dettagli, i personaggi seguono traiettorie, seguono itinerari perfettamente riconoscibili. Tutto ruota intorno a un appartamento dove si svolgono strani episodi che divenne subito, che esiste davvero e divenne subito una meta di pellegrinaggi. Non so chi di voi è stato a Mosca a vedere l'appartamento del maestro e Margherita. Tutto l'interno del palazzo è coperto di graffiti, di murales, di pellegrini che sono venuti a rendere omaggio non tanto a Bulgakov quanto agli esseri, ai personaggi del romanzo, che sono considerati vivi, reali. Voland, soprattutto i suoi seguaci e la sua combriccola, sono considerati dai russi quasi come persone realmente esistenti. Il romanzo comincia infatti in un luogo molto ben noto del centro di Mosca, gli stagni del Patriarca. È un laghetto nel centro di Mosca, un luogo molto ameno, uno dei quartieri tra l'altro poi si è conservato meglio. E all'inizio del romanzo si svolge una situazione tipica di quegli anni. Ci sono due letterati, uno più anziano di nome Berlioz, cognome non deve stupire, allude al fatto che si tratta di un ebreo, questo cognome marcatamente non russo, come? Berlioz. E il suo più giovane amico Ivan Biesdomny. Biesdomny vuol dire senza casa. Vi ricordate che quando abbiamo visto l'inizio degli anni 20 andava di moda darsi dei cognomi che in qualche modo alludessero alla, dei cognomi che noi potremmo definire un po' dark, un po' degli pseudonimi come Desimienski, senza nome, il senza nome, il maledetto, l'oscuro. Gli scrittori si davano questi pseudonimi per alludere al loro spirito ribelle, rivoluzionario, anarcoide. E qui abbiamo Ivan Biesdomny. Naturalmente si tratta di un poeta proletario e Berlioz è un organizzatore culturale di alto livello che ricorda moltissimo i critici dell'associazione RAP, ossia l'associazione degli scrittori proletari, un'associazione degli anni 20 molto aggressiva, dogmatica. Lo stesso Bulgakov aveva subito gli attacchi della RAP. Pensate che la RAP trovava troppo borghesi anche gli scrittori papuccichi, i compagni di strada. Vi ricordate i compagni di strada? Bulgakov non era neanche un compagno di strada, era stato un bianco, quindi figuriamoci, aveva scritto un romanzo e un pezzo teatrale intitolato La Guardia Bianca, quindi figuratevi cosa dicevano i rappisti di uno come Bulgakov. Chi ha letto il romanzo si ricorderà che il tema della persecuzione dei critici è un tema fondamentale. Il maestro finisce in manicomio per quanto i critici lo perseguitano, lo insultano, lo denigrano. Addirittura non è tanto l'apparato repressivo dello Stato nel romanzo a assumere le valenze minacciose, non è tanto il potere,
l'altro tenete presente che Bulgakov scriveva un romanzo che non voleva, cioè sapeva benissimo che non avrebbe pubblicato, quindi non è una questione di autocensura per non dire cose troppo spiacevoli. A apparire più minacciosi sono proprio i critici letterari. Lo Stato appare minaccioso nella parte ambientata a Gerusalemme, lì sì, chi ha letto il romanzo ricorderà questa figura dell'imperatore che appare nei pensieri di Pilato quando deve decidere cosa fare, questa villa di marmorea su un'isola bellissima che è Capri naturalmente, e quest'uomo vecchio dal volto cattivo seduto in mezzo a questa villa. Il solo pensiero di quest'uomo atterrisce Pilato, l'imperatore, il simbolo del potere. Naturalmente un lettore degli anni 30, chi avrà pensato? Stalin, naturalmente. Però Stalin non è mai nominato, e comunque Stalin in quanto tale a Bulgakov non stava neanche così antipatico, perché considerava comunque uno che riporta l'ordine in qualche modo, una figura ambigua, cioè che una pulsione di paura ma anche di attrazione in qualche modo, ma questo è un aspetto che per ora non trattiamo. Siamo agli stagni del patriarca, è marzo, proprio periodo pasquale, anche se questo non viene detto perché la Pasqua è stata abolita, e Berlioz spiega a Bezdomny perché la sua ultima opera, un poema su Gesù Cristo, non vada bene. È un periodo di accanita propaganda antireligiosa. Escono riviste dedicate esclusivamente all'ateismo. Riviste come Bezbožnik, ossia il senza Dio, Bezbožnik, dove i migliori caricaturisti, i migliori grafici facevano vignette terribili sulla religione, sulla falsità della religione, sbeffeggiando Gesù Cristo, la Bibbia, la Madonna, chiunque. Questo accadeva nella realtà. Il buon Berlioz sgrida Bezdomny dicendo: tu nel tuo poema hai descritto Cristo come un imbroglione, come un impostore, come un bugiardo. Non va bene, perché Cristo non è mai esistito. Cristo non è mai esistito. Tu dovevi scrivere nel tuo poema, dovevi scrivere un poema su come quest'uomo non sia mai esistito. Le parole di Berlioz colpiscono un passante, un uomo anziano vestito di scuro, molto elegante, dall'aria un po' da professore tedesco, si ferma e con un forte accento straniero si dice colpito dalle parole di Berlioz e si intrattiene a discutere sull'esistenza o meno di Cristo. Naturalmente i due russi sono un po', insomma, stupiti da, diciamo, l'invadenza di questo sconosciuto, ma parlano volentieri con lui. E a un certo punto Berlioz dice: ma noi non abbiamo bisogno di alcun Dio, noi siamo padroni di noi stessi, siamo padroni della nostra vita. Ah, dice lo sconosciuto, non siete padroni della vostra vita. E segue la seguente cosa. Dice lo sconosciuto: sì, l'uomo è mortale, ma questo sarebbe un male da poco. Il peggio è che talvolta egli è mortale all'improvviso, ecco il punto, e non è neppure capace di prevedere quello che farà la sera. Quindi figuriamoci essere padrone del proprio destino. Che modo assurdo di prospettare la questione, pensò Berlioz e obiettò: beh, questo poi è esagerato. So dal più al meno che cosa avverrà stasera. Si capisce che se nella Bronnaia mi cade una tegola in testa. La tegola, intervenne lo sconosciuto in tono suadente, non cadrà mai così di punto in bianco in testa a nessuno. Nel caso particolare le assicuro che non è minacciato da alcuna tegola,
morirà di un'altra morte. Forse lei sa anche quale? Domandò Berlioz con ironia perfettamente naturale, lasciandosi trascinare in questa assurda discussione. Me lo vuol dire? Volentieri, replicò lo sconosciuto. Lo straniero misurò Berlioz con lo sguardo come se dovesse cucirgli un abito. Borbottò tra i denti qualcosa come 1, 2, Mercurio nella seconda casa, la luna è sparita, 6, disgrazia, sera fa 7. Poi disse ad alta voce, gioiosamente, le mozzeranno la testa. Bisdomni sgranò ferocemente gli occhi sull'impertinente sconosciuto, mentre Berlioz chiedeva con un sorriso forzato, e chi precisamente? Nemici? No, rispose l'interlocutore. Una donna russa, una consomolka. Le consomolka erano le ragazze delle attiviste della gioventù comunista. Lui dice, una consomolka ti mozzerà la testa. Muggì Berlioz irritato dalla battuta di spirito dello sconosciuto. Questo, mi scusi, è poco probabile. Anch'io la prego di scusarmi, rispose il forestiero, ma è così. A proposito, mi piacerebbe sentire da lei che cosa farà questa sera, a meno che non sia un segreto. Nessun segreto, tra poco passerò da casa mia sulla Sadovaia, poi alle 10 ci sarà una riunione alla Massolite. La Massolite è il club degli scrittori che Bulgakov descrive in modo molto acido come una accozzaglia di mangiapane a UFO e di parassiti che si ingozzano, bevono e si occupano di flirt, facendo finta di essere scrittori e scrivendo sempre e comunque soltanto quello che fa comodo al potere. La Massolite, dove mentre a Mosca c'è penuria di tutto e si fa la fame, si danno lauti banchetti con champagne, ostriche e vodka. Alle 10 ci sarà una riunione alla Massolite e io la presiederò. No, questo è assolutamente impossibile, replicò il forestiero con fermezza. E perché? Perché il forestiero socchiuse gli occhi per osservare il cielo in cui, presentando il refrigerio serale, guizzavano silenziosamente alcuni uccelli neri. Perché Annushka ha già comprato l'olio di girasole e non solo l'ha comprato, ma l'ha anche versato. Dunque la seduta non avrà più luogo. Dopodiché i due si guardano e dicono, questo è matto, cosa sta dicendo? Annushka ha comprato l'olio di girasole, io verrò decapitato da una consomolca e quindi la seduta di stasera non avrà luogo. E Berlioz dice all'altro, fallo parlare, che aspettiamo, magari passa un poliziotto, passa qualcuno, lo facciamo internare perché questo è il matto. E ricominciano a parlare di... Io non vi dico, tra l'altro, che non voglio spoilerarvi questo straordinario romanzo, non vi dico chi è Annushka, cosa serve l'olio di girasole e chi è la kamsamolka e com'è possibile che una kamsamolka con una scimitarra potesse decapitare il capo della RAF di Mosca. Leggetelo, e poi dopo scoprirete tutto. Tornano a parlare di Gesù Cristo, esistito, non esistito, per far passare un po'. E intanto cominciano a chiedere qualcosa sulla identità di questo strano personaggio. Cioè, lei, professore, è stato invitato tra noi come consulente? Domandò Berlioz. Sì, come consulente. Lei è tedesco? Io? Ribadì il professore e rimase per un po' soprappensiero. Sì, può darsi che io sia tedesco. Parla molto bene il russo, osservò Bezdomny. Oh, sono in generale un poliglotta e conosco una grande quantità di lingue. Tenete presente, tra l'altro, che questo è anche un periodo in cui c'è l'ossessione delle spie. L'Unione Sovietica è accerchiata dal mondo capitalista e vi ricordate che è il periodo in cui il povero Pilniak insieme a Zamyatin vengono denigrati e sottoposti a una campagna di stampa per avere pubblicato in Occidente dei testi che gli erano stati proibiti in Russia, quindi il rapporto con gli stranieri è molto visto con molto sospetto. È un periodo in cui c'è proprio la caccia allo straniero, quindi questo strano professore tedesco vestito tutto di scuro che si aggira per Mosca parlando di cose non molto chiare, vedete, loro non solo pensano che siano pazzo, ma stanno anche cominciando a sospettare che sia una spia e quindi cercano di vederci chiaro.
Dice, e qual è la sua specialità, chiese Bis Domini? Sono specialista in magia nera. Ma guarda un po', pensò sconcertato Berlioz. E lei è stato invitato da noi per quella specialità? Sì, mi hanno invitato per questo. E come racconta di essere stato invitato per decifrare dei manoscritti cabalistici trovati in una biblioteca di Mosca. Dopodiché si china verso di loro, cambia completamente argomento e dice: tenete presente che Gesù è esistito. Vede, professore, rispose Berlioz con un sorriso forzato, noi rispettiamo le sue profonde cognizioni, ma su questo argomento partiamo da un punto di vista diverso. Non vi è bisogno di nessun punto di vista, ribadì lo strano professore, è semplicemente esistito e basta. Ma è pur necessaria una prova qualsiasi, incominciò Berlioz. Non è necessaria alcuna prova, dice Berlioz, e comincia a raccontare il romanzo del maestro. Inizia in modo cantilenante questo lungo racconto, che inizia con frasi che tutti i russi conoscono. Avvolto in un manto bianco foderato di rosso sangue, con il passo strascicato del cavaliere, il mattino presto del 14° giorno del mese primaverile di Nisan, entrava sotto il portico coperto tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. E inizia tutto il racconto su Pilato. Inizia il secondo capitolo. Vedete come un piano temporale fluisca nell'altro. Inizia a parlare il professore e comincia la narrazione. Inizia il secondo capitolo con le stesse parole. Veniamo trasportati come per magia a Gerusalemme. Tra l'altro Bulgakov concretizza molto il luogo, la storia. È una Gerusalemme, un Ponzio Pilato, un Cristo che somigliano pochissimo a quelli dei Vangeli. Gerusalemme è chiamata Yerushalayim. I nomi sono quelli originali in aramaico. Non viene mai scritto Gerusalemme, si scrive sempre Yerushalayim. E Gesù non è mai Cristo, è sempre neanche Gesù, ma Yehoshua ha-Nosri, ossia Gesù di Nosri. E così per tutti gli altri personaggi. Ora non vi dico cosa succede in questa narrazione, almeno non ora, e cosa succede dopo. Finita la prima parte della narrazione, il professore si cheta, i due si guardano un po' perplessi e dicono: scusi, ma lei tutte queste cose da dove le sa? E lui dice: ma è chiaro, io c'ero, io lo so perché c'ero, ho visto tutto. E naturalmente a quel punto i due decidono che è l'ora di consegnarlo alla Croce Verde. Non vi dico una serie di dettagli che non vorrei spoilerarvi, però secondo voi chi è questo professore? Chi non ha letto il romanzo, naturalmente, se no non c'è gusto. Chi è? È il diavolo, naturalmente, è Satana tornato sulla terra coi suoi seguaci, con la sua schiera di seguaci, di demoni, tutti mascherati, i demoni, da delinquenti comuni moscoviti. Sono tra l'altro una combriccola molto divertente, dove si vede che Bulgakov aveva scritto, vi ricordate ancora nelle prime lezioni, aveva scritto sulla rivista Budok, la rivista dei ferrovieri, insieme a Aliesha, insieme a Ilf Petrov. Bulgakov era un signor satirico. È un romanzo questo, quindi, che non è solo diviso in parte in romanzo del maestro e romanzo sul maestro, ma è anche diviso in stili diversi. Abbiamo lo stile satirico,
dovunque arrivino i seguaci di Satana, che non si chiama Satana in questo romanzo, ma si fa chiamare Voland, che è uno dei nomi del diavolo, è un nome usato una volta anche nel Faust. Naturalmente il Faust è una delle fonti di questo romanzo, Margherita non può venire che da lì, ma gli influssi faustiani non sono poi così, sono più, diciamo, a livello di nomi, di suggestioni, che non a livello tematico. Dove arriva il corteo di Voland, iniziano le avventure più esilaranti della letteratura russa. Siamo a livello delle 12 sedie, sono i libri più divertenti della letteratura russa. Però c'è anche tutta la sezione che riguarda la storia del maestro, ossia una storia carica di elementi autobiografici, e dell'amore tra il maestro e Margherita. È una parte che io sinceramente trovo un po' stucchevole, se devo essere sincero, perché è un grandissimo romanzo, ma come tutte le grandi opere non è perfetto. Ci sono delle cose, secondo me, che potevano anche riuscire a me, o forse era anche normale che, proprio per contrasto con l'elemento satirico, col cinismo che sprizza fuori da ogni pagina dove ci sono i demoni, le parti dove si parla d'amore venissero, come dire, un po' idealizzate, un po' descritte in modo un po' troppo olografico. Torniamo alla parte su Cristo. Come ho detto, Cristo è molto umanizzato, concretizzato. È un Cristo in realtà che non ha alcun superpotere, non compie miracoli, è semplicemente una sorta di filosofo che predica l'amore fra tutti gli uomini, la fratellanza, la solidarietà. Chiama tutti buon uomo, per questo viene anche punito da Pilato, che trova irrispettoso che ci si rivolga a lui con buon uomo, troppo familiare. Lui ha la carica ufficiale di egemone, inviato di Roma in una provincia, e quindi lo fa frustare Cristo quando lui lo chiama buon uomo, perché dice Cristo: non esistono uomini cattivi. È una filosofia molto più simile a quella di Tolstoi, dell'anziano Tolstoi, che non è un Cristo molto tolstoiano. Tra l'altro Bulgakov lo fa apposta di non attribuirgli alcuna caratteristica divina, perché inizialmente queste caratteristiche, nelle prime versioni, il Cristo del Maestro e Margherita le aveva. Per esempio, nelle prime versioni lui prevedeva la propria passione, quindi aveva la possibilità di prevedere il futuro, l'arte divinatoria. Invece nella versione definitiva lui ha paura per il proprio futuro, non sa che cosa succederà, è solo uomo. Il che gli crea qualche problemino, essere solo uomo. Viene rappresentato in modo molto concreto lo stesso Pilato. Pilato è un uomo anziano, disilluso, stanco di vivere, che non crede più in niente, ne ha viste troppe in vita sua, ha perso qualsiasi fiducia nella gente, è malato, è ossessionato dall'emicrania.
prova affetto solo per il suo cane Bangà e odia tutti gli altri, vorrebbe solo riposare, morire finalmente, sogna il veleno, è uno sconfitto dalla vita, per quanto sia l'uomo più potente di Gerusalemme. E avviene questo incontro fra questi due uomini che, questo è uno dei tanti paradossi del romanzo, nella parte ambientata a Gerusalemme sono solo uomini, Cristo è solo un uomo, Pilato è solo un uomo, ma dopo, invece, trasportato tutto nella Mosca degli anni 30, i due personaggi assumono una statura eterna, diventano protagonisti di una sorta di dramma eterno. Infatti, scopriremo alla fine, e qui ancora una volta devo destreggiarmi per non stalkerarvi del tutto, però questo ve lo posso dire, alla fine si scoprirà che tutte le avventure dei demoni a Mosca, la selezione dei due prescelti, dei due umani prescelti per portare a termine il grande piano della provvidenza, la selezione quindi del maestro e della sua compagna Margherita, serve a una cosa, serve a decretare la fine di questo dramma che va avanti da 2000 anni. Pilato è ancora lì eternamente, che si tormenta, che non può morire, che non può darsi pace, che si tormenta per quello che ha fatto, o meglio per quello che non ha fatto, è come chiuso in un limbo, e i due umani prescelti dovranno decidere loro che sorte deve avere Pilato, se deve essere perdonato o no. Ma naturalmente, se la cosa è messa, e non vi dico tra l'altro cosa decidono i due, dall'altro naturalmente messa su questo piano non è più una storia solamente umana, perché Pilato non è mai morto, è come chiuso in questo limbo e deve raggiungere quella che viene chiamata la luce. Nella storia ambientata a Gerusalemme, lui, dopo, questo non è che ve lo stalkerò, nel senso, si sa cosa ha deciso Pilato, o meglio cosa non ha deciso, dopo lui si tormenterà per avere perso quello che in pochi minuti, loro si incontrano per pochi minuti, hanno una conversazione che dura pochissimo, ma Pilato capisce che ha trovato il suo unico possibile amico, l'unica persona che gli vuole bene, che lo capisce, con cui vale la pena di parlare, di passare del tempo, ha trovato un uomo eccezionale. Vedete come è un dramma del tutto umano. A molti di noi è accaduto di conoscere per poco tempo una persona che capivamo sarebbe stata fondamentale per noi, ci avrebbe cambiato la vita, e per colpa nostra l'abbiamo persa. A chi non è successo? Se qualcuno di voi non è successo, sicuramente succederà, perché è una di quelle storie eterne che capitano a tutti, che capitano dall'inizio del mondo e che per questo sono state fissate in un grande mito, perché sono alla base della nostra vita. Questa è la storia di Pilato e di Cristo a Gerusalemme, ma a Mosca sono diventati due simboli. Pilato è, diciamo, detto così è banale, ma è la personificazione del senso di colpa,
Questo almeno vi sarà successo, pensare: Madonna, potevo farlo, sapevo cosa dovevo fare, ho avuto per un attimo la possibilità di farlo, potevo scegliere e ho scelto la cosa sbagliata e non posso più tornare indietro. Questo vi sarà successo, non posso più tornare indietro, sono un coglione. Ecco, l'idea, sono stato un coglione, ce l'avrete avuto una volta nella vita. Ecco, Pilato è la manifestazione suprema di questo concetto base della nostra esistenza. Sono stato un coglione, che non è una cosa così banale, perché sentirsi coglione è tutt'altro che simpatico. Cristo nel romanzo Moscovita è quello che è per la Chiesa, ossia è Dio, è la luce. Pilato vuole tornare alla luce, ma ci ha rinunciato per sua debolezza, ha scelto lui e quindi non può raggiungere la luce e è condannato a soffrire in eterno la mancanza di questa grande luce che ha condannato lui stesso alla morte, o meglio non l'ha condannato alla morte, vi ricordate? Si è lavato le mani, ha detto fate come vi pare, no? Si è lavato le mani, che è peggio forse che scegliere consapevolmente, no? E i due umani che in quanto uomini hanno il libero arbitrio, non sono il bene e non sono Voland, il male, perché Voland e i suoi sono diavoli molto simpatici e divertenti, ma sono il principe delle tenebre e la sua schiera, sono la forza della distruzione, sono gli spettri del caos, che lavorano però in una sorta di grande gioco insieme alle forze della luce. C'è una scena in cui Voland si incontra con Levi Matteo, che nel romanzo, nella parte di Gerusalemme, era un po' sfigato, un po' fuori di testa, l'unico seguace di Joshua, perché Joshua non ha 12 apostoli come nel Vangelo, ma c'è solo questo Levi Matteo, uno un po' fuori di cotenna, che gli va dietro e si appunta su una pergamena tutto quello che dice Joshua. Poi Joshua confida a Pilato: guarda, io poi l'ho letta sta pergamena, io sta roba non l'ho mai detta, gli ho detto ma bruciala questa pergamena, io non ho mai detto tutte queste bischerate, e lui però è scappato via e non l'ha voluta bruciare. Insomma, è una storia un po' buffa, poi come tra barboni un po' fuori di testa. Levi Matteo invece nella Mosca degli anni 30 è l'emissario della luce e incontra Voland, che pone la sua spada sotto il sole come quel confine che separa le tenebre dalla luce, e separati da questa spada i due si parlano: il bene e il male, la luce e le tenebre, che però non possono scegliere loro per Pilato, perché è chiaro, le tenebre sono le tenebre, la luce è la luce, come le pedine degli scacchi hanno le loro mosse, le loro regole, non possono scegliere liberamente se perdonare o meno chi ha commesso una colpa. Per questo servono gli uomini, e sono stati scelti il maestro e Margherita. Loro devono dare, e soprattutto Margherita deve scegliere se dare il perdono a Pilato e se consentirgli di salire la grande scala luminosa verso il suo amico di un tempo. Vedete cosa intendo dire quando non si capisce qual è fra i due testi quello primario? Cioè, dov'è l'inizio? Avete presente l'anello di Moebius che non ha mai fine, quella sorta di otto che si può percorrere in eterno sui due lati e non finisce mai? Dov'è? Dove un lato finisce sempre nell'altro e così di nuovo. Dove comincia questa storia? Una storia. È un romanzo scritto dal maestro, quello di Gerusalemme, ma a Gerusalemme accadono cose che devono trovare compimento nella realtà negli anni 30, e il maestro è scelto
dagli emissari delle tenebre e della luce per dare compimento a questa storia. Quindi non si capisce se le cose comincino a Gerusalemme e si riflettano su Mosca o comincino su Mosca e si riflettano a Gerusalemme. È veramente una trovata geniale. Di cui da me, anche se mi torturate, non saprete più niente, perché non ve lo voglio stalkerare. Ci sono anche tante altre scene divertenti, alcune anche terrificanti. Per esempio, naturalmente, per diventare degna di compiere questa scelta, Margherita deve affrontare una sorta di rito di iniziazione e viene organizzato per lei il grande ballo di Satana, ballo durante il quale lei dovrà subire delle pene, dovrà subire delle prove. Tra l'altro, un ballo che inizialmente era descritto, come vi ho già anticipato, in modo assai più crudo, con elementi erotici piuttosto spinti. Tornerei un attimo al romanzo ambientato a Gerusalemme per presentarvi brevemente. Io domani, tra l'altro, siccome do praticamente per scontato che prima o poi, probabilmente abbastanza presto, tutti voi leggerete Il Maestro e Margherita, perché non si può alla vostra età non leggere questo libro, che secondo me plasma molto l'immaginario di una persona. Domani penso di leggere in classe, non insieme a voi, non un brano in russo della versione definitiva, ma proprio la versione originale del Sabba, quella più grottesca, quella più oscena, per farvi vedere come inizialmente Bulgakov aveva immaginato questa scena. Tra l'altro, oggi ho anche fatto le fotocopie. Guardate, questo librone che qualcuno di voi, di 800 pagine e passa, che qualcuno di voi osservava con malcelato timore, è la raccolta di tutte, è uno dei due volumi, perché sono due, di tutte le redazioni del Maestro e Margherita. Il Maestro e Margherita non è un romanzo particolarmente lungo, ma qui ci sono, in due volumi come questo, tutte le versioni, dai primi appunti, via via, in tutto il corso della redazione. Quindi penso che sarà più utile con voi leggere una redazione diversa da quella definitiva per farvi vedere come cambia anche il punto di vista di Bulgakov, che evidentemente trovava un po' troppo esplicite certe scene del Sabba. C'era, evidentemente Bulgakov riteneva di avere troppo inclinato, diciamo, la bilancia verso le forze delle tenebre, avere troppo calcato la mano nel descrivere gli elementi demoniaci. Non era questo il suo scopo. Cioè, nel romanzo cominciava il baricentro a diventare la descrizione delle forze del male, mentre invece deve esserci sempre questo gioco, questo bilanciamento fra il mondo nostro e il mondo di Gerusalemme, fra il bene e il male, la spada di Levi, ma di Voland, che divide le tenebre dalla luce, e sul baricentro di questa bilancia l'uomo deve fare la sua scelta. Ma evidentemente anche spinto un po' da fascino che sicuramente questi personaggi hanno, Bulgakov aveva un po' troppo, insomma, ha cominciato a indulgere un po' nella descrizione di questo Sabba terribile con delle statue falliche che prendono vita. Insomma, ci sono delle cose un po' strane, e come vedremo. Attenzione che Bulgakov era un accanito consumatore di morfina e di oppiacei vari, quindi essendo un medico di professione, a un certo punto pare che ci abbia dato un taglio. Io ci credo poco, perché
fino a un certo momento la moglie ogni tanto doveva andarlo a raccattare perché era fatto di oppio fino all'orecchio, quindi insomma si vede comunque nella descrizione del Sabba che ci sono immagini chiaramente ispirate alle sostanze psicotrope. Ma lo so che queste sono le cose su cui voi ridacchiate, che vi garbano di più, e invece noi torniamo a parlare di Gesù Cristo, perché noi siamo buoni, c'è appena stata la Pasqua, e non bisogna far pendere la bilancia dalla parte delle forze del male e di Voland. Quindi, come meglio di ogni descrizione è la... è l'opera in quanto tale, volevo leggere con voi qualche brano sull'incontro fra Pilato e Cristo. Mi ricordo che fu la lettura di questi testi per me molto, cioè mi colpì molto la prima volta che lo lessi, ero forse un pochino più giovane di voi, ma non molto, più o meno la vostra età, perché mi ero sempre immaginato quelle storie come qualcosa di molto noioso, a dire la verità, e di stereotipato. Invece qui tutto prendeva una, cioè era come vedere di fronte a me personaggi che avevo sempre considerato protagonisti di un rituale un po' polveroso. Tra l'altro io non sono mai stato cristiano, quindi non sono neanche battezzato, quindi per fare impressione a me certe scene veramente vuol dire che sono scritte con grande maestria, e ho capito che nello spirito evangelico ci sono tante belle cose e che ero stato io che non l'avevo mai capito. Quindi è un libro tutto sommato che fa del bene alla gente. Portano, cioè, come vi ho detto, Pilato è un uomo stanco, vecchio, disilluso, gli fa tutto schifo, gli tocca la mattina presto, perché poi già insomma siamo solo a marzo, ma a Gerusalemme a una certa ora, quando si alza il sole, picchia forte. Lui ha mal di testa, la mattina presto quindi giudica, gli portano tutte le mattine da giudicare questi barboni raccattati in mezzo alla strada, ubriachi, risse, cose del genere. Lui deve giudicarli, in genere li manda tutti a farli impalare, perché non ha voglia di perdere tempo a ascoltare fregnacce. Quindi li portano avanti, voglio dire, noi lo sappiamo che quello era Gesù Cristo, però effettivamente il povero Pilato mica lo sapeva. Anche voi al suo posto avreste detto, ecco un altro di questi fuori di testa che mi portano. E dallo spazio del giardino due legionari condussero immediatamente sotto il colonnato un uomo di circa 27 anni e lo piazzarono davanti allo scanno del procuratore. L'uomo vestiva una vecchia tunica azzurra e sdrucita, portava in capo una pezza di tela bianca stretta attorno alla fronte da una cordicella. Le mani erano legate dietro la schiena, sotto l'occhio sinistro aveva un grosso livido, all'angolo della bocca il sangue era appeso di una ferita. Osservava il procuratore con curiosità inquieta. Questo tacque per un po', poi disse in aramaico: «Sei tu dunque che istigavi il popolo a distruggere il tempio di Gerusalem?» Pilato sedeva impietrito, muovendo soltanto le labbra per pronunciare le parole. Stava impalato e rigido per non muovere il capo, arso da un dolore infernale. L'uomo dalle mani legate si fece avanti e parlò: «Uomo buono, credimi!» Ma il procuratore, senza muoversi e senza alzare il tono della voce, lo interruppe di colpo: «Mi chiami buono? Ti sbagli. In Gerusalemme tutti mormorano che sono un mostro crudele, ed è perfettamente vero.» Poi, con la stessa intonazione monotona, aggiunse: «Mandatemi il centurione Ammazzaratti.» Questo è uno dei personaggi secondari di questo romanzo, dove i personaggi secondari sono tutti proprio costruiti uno per uno con grande maestria. Non c'è un personaggio così poco importante da dover essere descritto in modo scontato, tutti hanno la loro individualità. E qui tra l'altro si vede anche l'origine da commediografo di Bulgakov. Se tu scrivi un pezzo teatrale, tutti i personaggi devono stare sulla scena, tutti devono avere la loro parte, anche quelli che dicono solo due parole, però quelle due parole devono risuonare vere, altrimenti la commedia non rende, diventa noiosa. Mentre in un romanzo uno può dire sì, poi arrivò uno e stette lì e boh, così. In un romanzo, volendo, si può anche tirare via sui personaggi minori.
in una commedia no, perché comunque per quanto minore ci sarà un tizio che dovrà impersonarlo, e quindi sono tutti molto ben cesellati. Il centurione Ammazzaratti è un vecchio commilitone di Ponzio Pilato, e ha combattuto con lui in Germania contro i Germani. È un enorme energumeno di cui Pilato si serve per le cose, diciamo, un po' più di mano pesante da fare. Quando Marco Ammazzaratti, il comandante della prima centuria soprannato Ammazzaratti, comparve davanti al procuratore, il portico sembrò oscurarsi. Ammazzaratti superava di tutta la testa il soldato più alto della legione, e le sue spalle erano talmente larghe da offuscare il sole in quel momento ancora basso sull'orizzonte. Pilato si rivolse al centurione in latino: «Questo criminale mi chiama uomo buono, portalo via un momento e spiegagli come si deve parlare con me, non sia storpiato». E Ammazzaratti lo porta di là, lo frusta e gli dice: hai capito adesso come devi chiamare il procuratore della Giudea? Lo devi chiamare egemone, hai capito, o ti devo picchiare di nuovo? E Joshua gli dice: ti ho capito, non picchiarmi. E prendendoselo sotto un braccio lo riporta sanguinante dal procuratore, che comincia a interrogare questo strano delinquente, che non ha per niente l'aria della persona violenta e che non ha mai affermato di voler bruciare il tempio, distruggere il tempio di Gerusalemme. Dice infatti: tu sei un mentitore, è scritto chiaramente, incitava a distruggere il tempio, lo testimonia la gente. Quella buona gente, incominciò il prigioniero, affrettandosi ad aggiungere egemone, non ha mai ricevuto nessuna educazione e non ha capito quello che ho detto, anzi incomincio a temere che continuerà a non capirlo per molto tempo. Naturalmente riferendosi poi alle chiese che sono state fondate su quello che dice. Sempre sogghignando, il procuratore osservò prima il prigioniero e poi il sole che saliva inesorabilmente sopra le statue equestri dell'ippodromo, e a un tratto pensò con un accesso di nausea tormentosa che la cosa più semplice era cacciare via quello strano delinquente con una sola parola: impalatelo. Sì, scacciare anche la scorta, abbandonare il portico, ritirarsi all'interno del palazzo, far oscurare la stanza, gettarsi sul giaciglio, ordinare dell'acqua fredda, chiamare con voce lamentosa il cane Bangà e lagnarsi con lui dell'emicrania. E poi il pensiero del veleno balenò improvviso e seducente nella testa dolorante del procuratore. Vedete, in realtà lui tormenta il prigioniero, ma tormenta anche se stesso, non ne può più di quella vita. E cosa dicevi dunque davanti alla folla del mercato a proposito del tempio? Per la testa di Pilato la voce dell'imputato era come un trapano insopportante e lancinante. Dicevo, egemone, di come sarebbe crollato il tempio della fede antica e sorto il tempio nuovo della verità. Mi espressi a quel modo per essere più comprensibile. Perché dunque, vagabondo, turbavi il popolo al mercato parlando della verità di cui non hai la minima idea? Che cos'è la verità? Ricordate, a chi di voi ha letto il Vangelo o ha visto qualche film di Hollywood su Gesù, ricorderete che a questa domanda che Pilato nel Vangelo pone a Cristo non arriva alcuna risposta. Cristo non risponde a Pilato alla domanda che cos'è la verità, e su questo hanno scritto opere di teologia per secoli. Perché Cristo non risponde a Pilato quando lui gli chiede che cos'è la verità? Non gli vuole rispondere, non gli può rispondere, gli ha risposto ma noi non lo sappiamo, eccetera eccetera eccetera. Guardate invece com'è andata davvero, perché questo ci viene raccontato da Satana in persona, che naturalmente c'era. Satana, il male è dappertutto, Satana è dappertutto, e quindi, come dice a Berlioz e a Bisdonni, lui c'era, e quindi ci racconta cosa è successo davvero. A quel punto il procuratore pensò: oh dei, che razza di domande inutili sto facendo in questo processo,
il mio cervello non funziona più, e di nuovo apparve alla sua fantasia un calice pieno di liquido scuro, il veleno, ma la voce ricominciò. La verità innanzitutto è che ti duole la testa, è così forte che pensi vilmente alla morte. Non solo non hai la forza di parlarmi, ma ti è perfino difficile guardarmi. In questo momento sono involontariamente il tuo carnefice e ciò mi dispiace. Non puoi pensare a nulla e sogni soltanto una cosa, che venga il tuo cane. Evidentemente è l'unico essere a cui tu sia affezionato. Adesso però i tuoi tormenti cesseranno, l'emicrania ti lascerà, dice Joshua Nosri al procuratore della Giudea. Pensate, è una scena assolutamente, però molto funzionante dal punto di vista teatrale, se ci pensate, tutta costruita come un atto unico teatrale, cioè come si muovono, come si pongono, le battute come sono disposte, no? Come sono scandite da un personaggio all'altro. Lo scriba spalancò gli occhi su Yeshua lasciando a mezzo una parola. Lo scriba, che conosce bene il procuratore Ponzio Pilato e sa che è un sadico assassino, dice: ma che cosa gli sta dicendo? Adesso, cioè, lo farà torturare per giorni e giorni dopo che si è rivolto a lui in questo modo così irrispettoso. Pilato alzò gli occhi da martire sull'imputato e vide che il sole era già abbastanza sopra l'ippodromo. Un raggio era ormai penetrato sotto il colonnato e strisciava verso i sandali scalcagnati di Yeshua, che cercava di scansarlo. Il procuratore si alzò dallo scanno, strinse il capo tra le mani e sul suo viso rasato e giallastro si dipinse il terrore. Notate che Bulgakov non dice gli era passato il mal di testa, ma noi capiamo dalla reazione di Pilato, che non si incazza con Cristo per avergli parlato così come a un amico, ma anzi lo guarda terrorizzato, che il dolore è cessato. Ma con uno sforzo di volontà si padroneggiò e tornò a sedersi. Frattanto il prigioniero continuava a parlare, ma lo scriba non annotava più niente, tendendo il collo come un papero per non perdere una sola parola. Notate ancora questa mimica, questa gestualità proprio da pantomima. Ecco, tutto è passato, diceva Yeshua osservando Pilato benevolmente, lui legato, appena frustato, con la faccia tutta pesta perché i soldati l'hanno barcocchiato, si rivolge al suo giudice benevolmente. Ecco, tutto è passato e ne sono felice. Ti consiglierei, egemone, di lasciare il palazzo per un po' e fare una passeggiata a piedi in qualche luogo nei dintorni, nei giardini del Monte Leon, per esempio. Verrà un temporale. Il prigioniero si voltò socchiudendo gli occhi per il gran sole. Più tardi, verso sera. Una passeggiata ti gioverebbe molto, io ti accompagnerei con piacere. Mi sono venute in mente certe idee nuove che immagino potrebbero sembrare interessanti, te le comunicherei volentieri, tanto più che dai l'impressione di essere una persona molto intelligente. Lo scriba impallidì come un morto e lasciò cadere il rotolo in terra. Ma il male è, continuò l'uomo legato senza che nessuno lo interrompesse. Immaginate intorno la scena muta di questi che lo stanno guardando così, no? Dice: ma chi dice questo? Dice: ma il male è, continuò l'uomo legato senza che nessuno lo interrompesse, che tu sei troppo chiuso e hai perso ogni fiducia negli uomini. Non è possibile, devi convenirne, che uno concentri tutto il proprio affetto su un cane. La tua vita è grama, egemone. E a questo punto Yeshua si permise di sorridere. La tua vita è grama, egemone, al suo giudice. Nella testa dello scriba adesso si agitava un unico pensiero: credere o non credere alle proprie orecchie? Bisognava pur credervi. Cercò allora di immaginarsi in quale bizzarra forma si sarebbe manifestata la collera dell'irascibile procuratore di fronte all'inaudita sfacciataggine del prigioniero. Ma nonostante conoscesse molto bene Pilato, non riuscì a immaginarselo. Si udì allora la voce spezzata e rocca del procuratore ordinare in latino: slegategli le mani. Dopodiché, perché intanto il mal di testa gli è passato e lui gli ha detto effettivamente tutto quello che stava pensando: il cane, il veleno, il sognare la morte. Dopodiché, ora non leggo più perché tanto avrete modo
leggere questo romanzo, Pilato gli chiede: ma chi sei? Sei un grande medico? E Yoshua Anosi dice: no, semplicemente ti osservavo, si vedeva dalla faccia che avevi mal di testa, facevi la tua mano, faceva un gesto come per accarezzare qualcosa di basso, un cane per esempio, e dallo sguardo che avevi si capiva che pensavi alla morte. E comincia questo dialogo. Naturalmente Pilato è totalmente preda del fascino di quest'uomo e ha già praticamente deciso di liberarlo. Questo ve lo posso dire, tanto lo sapete che poi va a finire male, quindi non è che, cioè, se l'avesse liberato sarebbe tutto andato in un altro modo. Cristo non sarebbe mai morto, non sarebbe mai risorto, come dicono, e noi, boh, chissà in che mondo vivremmo. Comunque, quando ha già deciso di liberarlo per trasferirlo in una località dove lui ha la sua residenza, così da poterci passare del tempo, poter chiacchierare insieme a lui, arriva un altro scriba e dice: vabbè, è tutto? Non proprio. Arriva un altro scriba mandato dal servizio segreto militare e gli consegna un altro rotolo. In questo rotolo c'è scritta una sola accusa verso il protagonista, ossia Yeshua, è la mia deformazione professionale, protagonista, cavolo, Cristo. E quale accusa? Di avere detto, richiesto espressamente su quale fosse il suo giudizio riguardo all'imperatore, Yeshua ha detto di non avere niente di personale contro questo buon uomo, ma che ogni potere terreno è male, e un giorno tutti i poteri terreni sarebbero crollati perché gli uomini sarebbero stati fratelli. Quindi implicitamente lui ha predetto o ha caldeggiato la fine del potere dell'imperatore, la fine dell'impero di Roma, e questa è lesa maestà. E a questo punto Pilato sa che non può liberare quest'uomo, perché liberarlo significa prenderne immediatamente il posto. Un uomo che ha insultato l'imperatore deve morire, e lui non può fare altro che, come sapete bene, lavarsene le mani, perlomeno non essere direttamente lui responsabile della morte di Yoshua. Infatti chiama il capo dei sacerdoti e cerca di mettersi d'accordo per farlo salvare, ma non se ne parla nemmeno, e quindi Pilato, per viltà, rinuncia a salvare il condannato. E di lì comincia tutta la vicenda, che si svolge però a questo punto nella Mosca degli anni 30, dove non si tratta più chiaramente della vita e della morte di Yoshua Anosri, ma si parla della fine di questo lunghissimo dramma universale. Io a questo punto vedo che avremmo ancora qualche minuto, ma si tratterebbe a questo punto di leggere un po' di brani in russo. È inutile cominciare adesso, cominciamo domani, e per oggi direi che possiamo chiuderla qua, ok?